Convertici, Dio, nostra salvezza. Thank you.
parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come un tronco che rimbomba, come cimbalo che stretta. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità. Non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Ora, comunque, rimangono queste tre cose, la fede, la speranza e la carità, ma la più grande di tutte è la carità. Bene, siamo giunti, bravi cristiani, all'ultima sera. Voi direte meno male, invece penso di no, tanto per me quanto per il percorso, il cammino quaresimale che stiamo portando a termine. La prossima, la settimana autentica, l'unica dell'anno detta santa, per noi romani è santa, per voi è autentica. Nella quale saremo ricondotti, come ogni anno, a riflettere amorosamente, sempre, sul mistero più grande della nostra fede, quello della nostra salvezza che passa attraverso la passione, la morte e la risurrezione. La passione e la morte, la croce, messa lì, le chiese, la croce che è il cuore della vita cristiana, perché è proprio lì dove si manifesta ed esprime tutto l'amore che Dio ha per voi. Giovanni, pensate che parla di gloria di Dio, glorifica il tuo nome, dice Gesù al Padre, l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò, facendo morire suo figlio sulla croce, ma è la gloria. E invece sì, perché la gloria di Dio è donare la vita per amore. Questa è la gloria. La gloria non è crepare sulla croce. La gloria è amare fino alla fine. Capite? Questa è la gloria. Che poi la fine sia sulla croce o la fine sia in un altro modo, non cambia niente. L'importante è amare fino alla fine. La fedeltà e l'indissolubilità matrimoniale dicono questa qualità dell'amore. È vero o no? La fedeltà e l'indissolubilità dicono li amò sino alla fine, alla sua fine, ma per aiutarci a giungere al fine, fine ha un duplice significato, indica la fine, indica il fine. È per questo che la fine di Cristo diventa il fine della nostra vita. Qual è il fine della vita cristiana? Qual è la volontà di Dio? Amare fino al dono totale di sé. Che questo avvenga nel matrimonio, che questo avvenga nella vita religiosa o sacerdotale, cos'è che cambia? Cambia solo il modo di donare la vita, ma la qualità rimane quella. Quindi la vocazione al dono della vita è uguale per tutti. Non c'è una vocazione principe rispetto alle altre.
perché tutte le vocazioni hanno come obiettivo amare fino al dono della vita, qualsiasi stato tu ti trovi. Non stato nel senso vero, qualsiasi situazione di vita ti trovi. Faccio qua la sua introduzione della settimana autentica. Adesso facciamo un brevissimo riepilogo, aiutato da voi, in particolare con chi è qui, Marco. Ecco, su quello che abbiamo fatto in questi quattro incontri, sull'enciclica Fratelli Tutti, sulla fratellanza, fraternità universale. Il Papa ci ricorda che siamo tutti fratelli e per questo dobbiamo imparare a volerci bene, perché siamo fratelli, figli di uno stesso papà, a volerci bene tra di noi, a voler bene anche al creato la casa comune, da imparare a custodire e non ad abbattere. Insomma, imparare a volere bene, a volere il bene dell'altro, del mondo, a volere il bene sempre. E abbiamo visto che la prima immagine, cui icona biblica che il Papa ci presenta, è stata quella del Samaritano buono. E adesso vi chiedo: dimmi una cosa, non è una domanda, quindi puoi spaziare, dimmi una cosa, una parola, un atteggiamento che ti è rimasto impresso del Samaritano buono. Cosa ti è rimasto? Tanto gli altri ci pensano. La carità. Te? Amore per il prossimo. Gratuità. La gratuità. Non ho capito. La compassione. Non ho ancora capito. La compassione. Benissimo, basta così. Praticamente abbiamo colto tutte cose importanti e belle, ma la caratteristica specifica del Samaritano buono abbiamo visto essere la compassione, la carità, la gratuità, cioè sono tutti sinonimi, ma la compassione è l'atteggiamento che l'Evangelista Luca ci vuole mediare. E abbiamo visto che la compassione si pone in mezzo tra due altri atteggiamenti. Vi ricordate? Il vedere e il fare. Abbiamo visto questo ed è importantissimo. Desiderei davvero che questo lo portassimo a casa, perché la vita cristiana non è vedere e fare dall'alto della nostra, non so, possibilità economica, facendoci benefattori. Il cristiano non è un benefattore. Il cristiano, prima di fare, dopo aver visto il bisogno, sente dentro il dolore, la fatica, il bisogno dell'altro, consente, sente insieme e poi trova, proprio perché dice: ma cosa vorrei per me se fossi così? Trova il modo di fare. Se vedi e fai, l'unico modo di fare è quello di fare qualcosa di concreto. Se senti, può anche darsi che fai altre cose che non sono necessariamente qualcosa di concreto. Basta anche uno sguardo, basta un sorriso, basta un gesto, basta un silenzio. Se cogli con la compassione qual è il modo migliore per andare incontro all'altro e rialzarlo, risollevarlo dalla sua situazione, questo lo fai solo con la compassione. Chiaro? Quindi non imparare a compatire prima che agire. Benissimo. Nell'incontro di domenica, questo ha durato due incontri, l'incontro di venerdì scorso, che cosa vi è rimasto? Andiamo avanti.
Ti ricordi qualcosa della volta scorsa? Il tema Luca 6. Amare i propri nemici. Amare. Benissimo, amare i propri nemici. Un tema importante che abbiamo trattato. Il perdono. Il perdono. No. Però girava attorno a questi. Abbiamo visto l'eccellenza della compassione, l'eccellenza dell'amore cristiano che vede, sente e agisce è saper perdonare, saper, cioè avere fiducia, dicevamo, nell'altro che ce la può fare, perché l'altro noi non lo identifichiamo con il suo. No, lui è diverso. Lui fa il peccato, ma non è il peccato. È chiaro? Separando l'identità dalle scelte concrete, noi possiamo mantenere l'identità. Tu sei un figlio di Dio per il quale Cristo è morto come per me. Però non fai tanto bene le cose, perché mi fai male, fai male. E questo male fa male a me, a te, alla Chiesa, d'accordo? Però io voglio aiutarti. Come faccio ad aiutarti? Te ne dico quattro. No, ti voglio bene lo stesso, perché ho fiducia in te, ce la puoi fare, perché il mio amore è l'amore, in questo caso il mio per te, è un amore sempre terapeutico. Sempre bene. C'è anche la terapia. Guardate che c'è davvero la pelle degli animali. Imparare a prendere cura di un animale. Impari a prenderti cura. È una persona che non è capace di prendersi cura. Prova a prendere e regalare un animale. Muore. Cioè, se non puoi lasciare un muore, devi andare a mangiare tutti i giorni, devi prendere. Come lascio fare? Sono andato proprio in giro, sto dietro a settimana, perché il cane è legato in casa, crepa. O no? La pet therapy favorisce questo, aiuta questo nelle persone anaffettive, aiuta a tirare fuori un po' di sentimento. Una volta c'era il Tamagotchi, ve lo ricordate? Bisogna andare a mangiare, non c'era il clima, quel cosino lì che c'aveva mia sorella, poi ci aveva interrotto, in momenti la voleva andare a mangiare. Bene, allora abbiamo visto queste qualità specifiche importanti, la compassione e il perdono, cioè la fiducia che ho in te, al punto da portarmi ad amare i nemici, perché l'unico modo per recuperare un nemico e farlo diventare amico è quello di considerarlo lo stesso amico. Non è mica vero che fa così Gesù. Gesù aggiunta, cosa gli dice? Amico, perché ti considero amico lo stesso, perché desidero recuperarti. Chissà che sentendoti dire così da me, tu ti riprendi. Chiamare, dire a un altro che è amico lo stesso anche quando si mostra amico, vuol dire dimostrargli che non gli vogliamo bene per quello che si merita, ma per quello che è una persona con dignità uguale alla mia, figlio di Dio come me, capite? Che però fa delle cose che non vanno bene, ma io apprezzo e voglio bene la tua dignità e desidero che la tua dignità assuma anche un comportamento dignitoso rispetto alla tua dignità. Questi sono i due atteggiamenti. Stasera ne vediamo altri. Ne vediamo soprattutto un altro, che è contenuto in questa meravigliosa inno alla carità. Prima Corinzi 13 di San Paolo Apostolo. Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità. Ma di tutte, più
più grande è la carità. Papa Francesco, nel foglio. Vediamo che capo verso è. Ecco, dove c'è il grassetto, dice così. Tutti noi, credenti, dobbiamo riconoscere questo. Al primo posto c'è l'amore. Ciò che mai deve essere messo a rischio è l'amore. Il pericolo più grande è non amare. Che spettacolo! Papa che ci dice questa cosa. Dobbiamo davvero, cari cristiani, tenerlo sempre bene a mente che il centro della vita cristiana è amare, è la carità, prendersi cura, imparare a uscire da sé e dai propri egoismi e dal proprio mondo autocentrato sul tuo ombelico, per imparare ad accorgerti, per imparare a far consistere, seguitemi, che è importante. Perché in fondo, sapete cosa succede? Che non ci crediamo. Perché se ci credessimo davvero che amare è la nostra gioia, noi lo faremo. Ma non ci crediamo più tanto. Sto sbagliando. Sapete perché non facciamo certe scelte? Perché in fondo non ci crediamo. Oppure possiamo dire, non ci crediamo fino in fondo. È vero o no? Non ci crediamo. Perché nelle cose in cui ci crediamo, facciamo di tutto per farle, sì o no? Nelle cose in cui crediamo, facciamo di tutto per arrivarci. Arrivare davvero ad essere consapevoli anche esperienzialmente, perché l'esperienza le facciamo, che amare è la nostra gioia, non essere amati. Pretendere di essere amati non è questa la nostra gioia, questa qua è la gioia del mondo, che rimane sempre deluso perché pretendere che gli altri ti amino è un'illusione. Anche nell'ambito dell'amore familiare, pretendere che il marito ti ami, pretendere che i figli ti amino, ma mai, chiedi. Ma prima di chiedere, il cristiano cosa fa? Perché mette la sua felicità, la sua gioia nell'amare, nel prendersi cura dell'altro, e la sua gioia consiste nel vedere l'altro gioire a motivo del tuo amore. Questa è l'esperienza cristiana. La faccio consistere nella gioia dell'altro, la mia gioia. È per questo che mi prendo cura dell'altro, perché la gioia dell'altro è anche la mia. Non è vero che siamo felici quando facciamo felici, sì o no? Questo è una cosa davvero importante sulla quale dobbiamo davvero crederci e spenderci, perché invece siamo tentati dal disordine del peccato originale in fondo a credere che invece se pretendo, se possetto l'altro, la realtà, la situazione, io sarò felice. E alla fine non siamo mai contenti. Perché non siamo mai contenti? Perché dobbiamo dire, ma io sto mettendo la mia gioia nella mano, sto mettendo la mia gioia nel prendere. Sapete cosa dice l'Antico Testamento riguardo al pretendere e a riempirsi sempre la pancia? Bellissima cosa, dice, non è mai sazio l'occhio di vedere, l'orecchio di ascoltare, la bocca di mangiare, non è mai sazio. Mia nonna, quando ero bambino, che ero goloso della guglia, poi ho scoperto che non mi fa male la mancia, ero goloso della cosa, cosa mi diceva? Taghi la gola più lunga del corpo. Dialetto bresciano, questo è bresciano. Hai la gola, in realtà la gola è il corpo, tutti e due qui, non fai avere la gola più lunga del corpo. Per dire che non ne hai mai abbastanza. Ma è vero che
con più abbiamo, con più siamo felici. È vero, ne avete fatto esperienza, ma è vero che raggiungiamo la pienezza, e una pienezza almeno continuativa, ma se dopo non ci basta e c'è subito qualcosa d'altro. È vero che l'amore della mamma non ne cerchiamo d'altro, vero no? L'amore della mamma ci basta, o andiamo a cercare l'altra di mamma? Rispondo, ci basta, perché? Perché l'amore della mamma ha quella qualità lì, ha una qualità d'amore che ti dona e che è felice nel vedere il bambino felice. Non è felice se il bambino la fa felice perché fa quello che dice lei. La mamma è felice nel vedere il bambino felice perché lei si prende cura del bambino, o no? Queste sono esperienze di vita. Queste cose qua, se noi le vivessimo anche nelle nostre relazioni, saremmo davvero più felici. Ecco perché l'inno alla carità mette l'amore al centro, perché l'amore è l'unica realtà che è capace di riempirci. L'amore vuol dire prendersi cura, non amare se stessi in modo disordinato, che si chiama egoismo. Mi seguite? Imparare a mettere l'altro nel senso, non l'altro, l'altro che è un volto, a mettere l'amore al centro, che l'altro sia questo piuttosto che quello, è l'amore che mi spinge ad andare dove c'è bisogno, perché è l'amore che mi dice che prendendomi cura l'altro sta bene, ma se l'altro sta bene anch'io. Ama il prossimo tuo come te stesso, significa questo, non significa di amarlo tanto quanto amo te, perché Cristo sulla croce ci ha amato tanto quanto ha amato se stesso, perché mi pare che ha accettato di essere condannato a morte, non si è molto difeso, non mi sbaglio. Non vale amare gli altri tanto quanto ami te. Non è questo. Ami gli altri perché amando gli altri sei contento, perché negli altri ci sei dentro tu, perché siamo un corpo di Cristo. Capite? Prendersi cura dell'altro e prenderti cura di te alla fine, dice San Paolo, siamo al capitolo 13 al capitolo 12, dove parla delle membra e del corpo. La mano non può dire all'occhio me ne frega niente, perché te sei occhio, io sono umano, perché se l'occhio non ha la mano e la mano non ha l'occhio, se hai il mal di denti stai male anche i piedi, perché stai male dappertutto quando un organo sta male. No, non è vero, perché quando invece un organo sta bene, se alziamo il mattino che non abbiamo più mal di testa, oddio, siamo anche più utenti. Non è vero, poi è vero che il mal di testa può anche presto, ma fino a non ce l'ho, siamo anche di buon umore, cioè se alziamo col mal di testa siamo anche di cattivo umore, o no? Perché vedete tu, questo vuol dire prendersi cura delle membra. Se noi siamo gli uni membri degli altri, prendersi cura degli altri in fondo vuol dire prendersi cura di sé. Se io mi prendo cura della mano e del piede, io mi prendo cura di chi? Della mano e del piede? O mi prendo cura di me? Mi prendo cura di me? Mica della mano e del piede. La mano e il piede non sono altro da me. La carità ci dice, c'ho ancora qualche minuto a mia disposizione perché non ho neanche detto niente del libro La carità, ci dice San Paolo che la carità è la prima qualifica, un'anima paziente, paziente, ecco un'altra virtù, un'altra qualità molto importante, le impazienze. Il non, ma c'è San Francesco che aveva anche detto, le impazienze. Non è vero, la carità è paziente perché sa aspettare, rispettare i tempi dell'altro, non ha pretese e non si commisura con l'altro in base, ma io ho capito, ma io ho fatto.
la pazienza sa guardare all'altro, aspettando e pazientando, rispettando i suoi tempi. Papa Francesco, in Amoris Letizia, vi ho portato al capitolo 4, dove coniuga un libro alla carità per le famiglie, spero la mia diretta, è spettacolare. Di tutte queste virtù fa un suo commento, pazienza, e dice: la pazienza non è semplicemente che sopporta ogni cosa, oppure che tollera che ci maltrattino o aggressioni fisiche, o che ci trattino come oggetti. Si mostra la pazienza quando la persona non si lascia guidare dagli impulsi e evita di aggredire. La pazienza è una virtù. L'impazienza quando capita, quando quello che succede ci irrita, perché non è come vorremmo noi. E allora questa irritazione ci fa sorgere dentro il cuore un'emozione contrastante, un'emozione non bella, che vorremmo buttare fuori e dirlo immediatamente. Ma beh, se non ti capisco niente, perché ciò che accade entra in collisione con ciò che noi desideriamo, pretendiamo. La pazienza, ci dice, è questa capacità di saper educare il nostro mondo emotivo interiore. Calma, dicevamo la volta scorsa, se diciamo self-control, siamo tutti d'accordo, se dici dominio di sé che è un frutto dello Spirito Santo. Calma, fermati, sappi aspettare. Il problema si pone, dice il Papa, quando pretendiamo che le relazioni siano idilliache, o che le persone siano perfette, o quando ci collochiamo al centro e aspettiamo unicamente che si faccia la nostra volontà, allora tutto ci spazientisce, tutto ci porta a reagire con aggressività. Papa che dice queste cose qua. Dice: quando pretendiamo che le relazioni siano idilliache, relazioni qualsiasi, le quali matrimoniali, genitoriali, amicali, tutte, idilliache, cioè che tutto sia perfetto. E sembra quasi che la perfezione dipenda da noi, perché il perfetto lo vediamo noi, non è che abbiamo l'assolutezza della perfezione in tasca. Perfetto, lo vediamo noi, un altro, per esempio, vedo un'altra cosa. Relativizzare il nostro punto di vista. Ma sì, ma mica le persone devono fare tutto quello che penso io, che dico io, che sembra giusto a me. Le altre persone sono diverse, e perché sono diverse vanno rispettate. Ascoltiamo i punti di vista diversi, che magari ci arricchiscono. Vedete come sono atteggiamenti fondativi questi. Se davvero pian pianino li assumiamo, pian pianino, né? In un cammino di graduale crescita, impariamo pian pianino a convertirci. Ma capite come cambia il nostro vissuto? Quantomeno cerchiamo di ricordarci un po' la compassione, il perdono, la pazienza, in realtà sulle quali ci siamo soffermati, ma ce n'è un'altra bellissima contenuta in questo. L'amabilità. A volte siamo, mamma mia, secchi. Rendersi amabili vuol dire che l'amore non opera in maniera rude, non agisce in modo scortese, non è duro nel tratto l'amore. I suoi modi, le sue parole, i suoi gesti sono gradevoli e non aspri o rigidi. Detesta far soffrire gli altri. La cortesia è scuola di sensibilità. Come sono belle queste parole. Non è soltanto questione, ricordiamoci anche questo quarto atteggiamento e poi del finito. Non è questione solo di
l'amabilità, ma è di rendersi amabili. Non è un fatto solo che va verso l'altro, ma è di lasciare che l'altro venga verso di noi e di rendersi amabili dagli altri. Accettiamo che l'altro ci ami nella misura in cui ci rendiamo amabili, perché se siamo scortesi, se rispondiamo male, se siamo sempre aggressivi, se siamo sempre impazienti, se siamo sempre intolleranti, se siamo sempre nervosi, come facciamo a permettere agli altri di amarci? Con tutta la buona volontà non diamo loro la possibilità. Vedete, è anche passivo l'amore, non solo attivo ma verso l'altro, ma lascia, permette, favorisce che l'amore dell'altro venga verso di te, lo favorisce con questi, con queste scelte di amabilità, di gentilezza, come diceva Biancaneve. Ricordate la mamma di Biancaneve che ha lasciato questa eredità? Sii sempre gentile, la gentilezza di te, esperienzialmente, poi ci sono esperienzialmente, quando incontriamo delle persone gentili con noi, carine con noi, che non alzano la voce, che non ci aggrediscono, che non ci giudicano, che non sono impazienti, noi come stiamo? Avete visto? E il Vangelo dice: quello che vorresti fosse fatto a te, fallo tu agli altri. Hai visto come stai, quando come sei stato, quando hai incontrato questa persona che è tanto carina, amabile, nel tratto, gentile? Sì, ecco, ma io sono un altro carattere. Ma i caratteri non sono mica una cosa impossibile, è una cosa messa in un monolite, impossibile da spostare. I caratteri si può educare, si può plasmare. Siamo magari tendenzialmente portati, ma ci possiamo educare. San Francesco di Sal, grande santo, si dice che era l'uomo più mite, ma di carattere lui era una persona focosa e aggressiva, dicono le sue biografie, ma era trasformato così tanto dalla grazia che era diventato un uomo mite, amabile. La grazia ci trasforma se la lasciamo lavorare. Non possiamo continuare, ma io sono fatto così, ma io sono così. Ma si può cambiare, si può imparare qualcosa di diverso. Quando tra marito e moglie, se la moglie e il marito fanno notare all'altro, all'altra, che un atteggiamento così, che una cosa così non gli fa bene, cosa fa l'altro? Ma sono fatto così, vabbè, pazienza. E no, devi imparare a dire: ah sì, amore, questa cosa ti fa soffrire. Caro, mi dispiace, hai fatto bene a dirmelo. Da adesso cercherò di migliorare, perché se vedo te contento, sono contento anch'io. Aiutami, aiutami. Se lo vedi ancora, dimmelo. Bene, adesso vi lascio, spero che questi nostri incontri siano un pochettino serviti, ricordiamoci la compassione, il perdono, la pazienza e l'amabilità. Portiamo via anche solo queste parole, tutto il resto è tutto, e cerchiamo di vedere come possiamo nella nostra vita integrare, chiedendo sempre al Signore Gesù il dono del suo Spirito. Ti auguro di cuore una settimana autentica e una santa Pasqua di risurrezione, una vita nuova. La risurrezione di Cristo è la nostra, già qui e ora, ha una vita nuova, diversa da quella in cui siamo, incapaci di compassione, incapaci di perdono, incapaci di pazienza, incapaci di amabilità, una vita nuova.
pietà di me, o Dio. Mi riparo all'opera del tuo anno. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Pietà di me, o Dio, mi riprendi il tuo. A Simeone era stato preannunziato dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Alla vita nuova con Lui, che vive e regna nei secoli dei secoli.